Stamattina sì, qui siamo al comune di Salerno, nel Salone del Gonfalone, a ricordare la figura di Berlinguer e in particolare un momento che viene messo a confronto anche con la giornata di ieri, dove si è parlato di Togliatti all'Università di Salerno. Salerno ha rappresentato la svolta per il Partito Comunista, svolta fortissima, dirimente, due volte. Una volta con Togliatti all'indomani della liberazione e con Berlinguer invece dopo il terremoto dell'Irpinia. Lui era a Salerno per coordinare l'azione del Partito Comunista a sostegno di quanti avevano difficoltà in quel momento, e quello fu il momento in cui Berlinguer pose una questione importante alla politica italiana e ebbe eco internazionale, anche perché c'erano inviati di giornali stranieri a causa dell'evento sismico qui a Salerno. La questione morale, una questione morale che lui anticipò nei tempi, ma di lì a un decennio scoppiò in maniera grandiosa, e ricordiamo poi gli anni 90 che hanno visto cambiare completamente la geografia politica del nostro paese. Oggi siamo qui a ricordare appunto ciò che Berlinguer pose in quel momento e diede così una svolta al corso del Partito Comunista, che fino ad allora, a causa anche degli eventi che c'erano stati particolari negli anni 70, penso alle questioni del brigatismo, aveva fatto quadrato e aveva cercato anche di sostenere la Democrazia Cristiana in quello che era il percorso del compromesso storico che era stato condiviso nella discussione con Aldo Moro. Ma la morte di Aldo Moro aveva già rappresentato il primo momento di crisi, il rapimento e la morte poi di Aldo Moro, di crisi nel Partito Comunista rispetto a queste posizioni. Nel frattempo vennero fuori scandali che avevano coinvolto la Democrazia Cristiana, e con la riunione a Salerno Berlinguer convocò la direzione, convocò la stampa e decise che era il momento di porre in evidenza che la politica doveva essere pulita, fatta da uomini onesti, anche al di fuori dei partiti, e quindi fu un segnale di rettura vero rispetto ai partiti, rispetto al momento storico che si viveva.